chef, sicuramente poi le chiederò la lista di quei cuochi che più di altri rovinano il prodotto, in maniera da deve... Ma direi che tutto sommato lei è arrivato al nocciolo della questione, e cioè è ancora un diritto del consumatore quello di essere informati sulla natura dei trattamenti che certi ingredienti e certe materie prime hanno subito, e se è un diritto, effettivamente questo diritto assolve l'esercente nell'ipotesi in cui non dovesse fornire la giusta indicazione, perché tutto sommato da quello che fino adesso i vari relatori che si sono susseguiti, tutti quanti sono concordi sul fatto che questo rischio, questo attentato, questa diminuzione della qualità c'è. Professor Macri, come rappresentante dei consumatori, perché anche se lui rappresenta una delle società, i consumatori, le associazioni di consumatori sono tante, ci potrà fornire l'opinione di chi subisce o deve consumare un prodotto senza avere la giusta informazione. Esiste ancora questa esigenza? Vede che è utile? La prima cosa che voglio dire è di ringraziarvi di aver invitato un evento del genere, perché normalmente quando ci sono degli avvenimenti scientifici le organizzazioni dei consumatori non vengono mai chiamati e sono chiamati semplicemente a subire quello che viene deciso in altra sede. È chiaro che la mia voce non è significativa, perché di organizzazioni dei consumatori ce ne sono 18 e io soltanto da un paio d'anni mi sono calato in questa organizzazione dei consumatori e ho una serie, sto cominciando a capire quali sono le percezioni e le volontà dei consumatori. Vorrei dire alcune cose. La prima cosa è che il menù è divieto da visita nel ristorante quando uno di noi si siede e va a vedere che cosa c'è dentro, e sicuramente questo asterisco, come giustamente diceva lo chef, può in qualche modo creare qualche perplessità, qualche confusione. Quindi quello che c'è da dire, da capire, da cercare di far capire ai consumatori che sono veramente disinformati, vi assicuro, dall'esperienza che ho io, che una informazione corretta sul cibo, sulla sicurezza degli alimenti, ce l'hanno soltanto una minima quantità delle persone, dei consumatori. La maggior parte segue le indicazioni che vengono fornite. Io stavo riflettendo che questa manifestazione, invece che farla qui, riuscissimo a farla in una, invece di una delle 80 circa trasmissioni televisive sulla cucina che vengono fatte ogni anno, ogni settimana in Italia, tutti i giorni, forse sarebbe stato molto più utile fare una cosa del genere piuttosto che insegnare come si cuoce, come si fanno gli spaghetti alla matriciana. Quindi questo qui. Però, dunque, qui poi comunque rientrando nella faccenda dei fritti, noi abbiamo dei fritti, perché poi dopo si lega al fatto che tutti i fritti che ci stanno nelle pizzerie sono fatti con prodotti surgelati, è inutile che ci pensiamo che il fiore di zucca a gennaio sia fatto con un prodotto fresco, insomma, che ci stanno le zucche, almeno in Italia. Poi i fiori di zucca, portare i fiori di zucca dall'Egitto potrebbe acquistare una barca di quattrini e non potrebbe farlo. Comunque noi, in realtà, quello che mi sembra che sia importante mettere in evidenza è che questo aspetto dell'asterismo nasce da quando, nei primi anni 50, 60, quando cominciarono a congelare questi prodotti. In realtà il prodotto congelato era un prodotto di scarsa qualità, perché effettivamente era congelato male, quando si scongelava perdeva l'acqua, insomma, cioè non era un prodotto. Adesso invece le tecniche della surgelazione, da differenziare dalla congelazione, perché sono due tecniche completamente diverse, sono state messe in evidenza, è chiaro, garantiscono un prodotto con caratteristiche organolettiche e anche di sicurezza, sicuramente se non superiori, quantomeno uguali al prodotto fresco. Quindi questo qui è un aspetto importante. L'altra cosa che qui è stato menzionato è il fatto di riuscire a congelare quello che avanza, perché io probabilmente penso che ci sarà scritto che il pesce, il fiore di zucca è congelato, oppure la crocchetta è congelata, però
se avanza una crocchetta fatta con il frigorifero, se avanza un supplì fatto con fresco e quello si congela, nessuno scriverà mai che il prodotto è stato congelato, no? Qui abbiamo veramente molta confusione, quindi bisognerebbe fare chiarezza su questo e quindi penso che sia importante cercare di fare la distinzione tra prodotti surgelati, che cosa sono i prodotti surgelati e cosa non sono. Sicuramente quello che è stato detto, il consumatore non percepisce la differenza del prodotto surgelato. Quello che il consumatore vuole pagare meno ed avere un prodotto sicuro. Queste sono le esigenze che il 90% dei consumatori, quelli che vanno nei ristoranti, che vanno nelle mense, che vanno nei bar, cercano di pagare il meno possibile e vogliono una garanzia di sicurezza. Quindi probabilmente il prodotto surgelato potrebbe in qualche modo andare incontro a questa esigenza di qualità e di prezzo e di prezzo in genere. Anche se alle volte i prodotti surgelati possono avere delle caratteristiche tali che possono costare anche forse più del prodotto fresco, insomma, se sono fatti bene. Quindi io quello che mi sembra che sia importante, questo veramente chiudo, è che indipendentemente dal fatto dell'asterisco o meno, che si facciano degli sforzi per insegnare ai cittadini, non parliamo ai consumatori, dell'importanza della eventuale necessità o meno di mettere questo prodotto, cioè cercare di far capire ai cittadini che un prodotto congelato fatto bene, surgelato e congelato surgelato fatto bene ha delle ottime caratteristiche di sicurezza alimentare, perché poi anche qualitativa, ma la cosa più importante ovviamente è la sicurezza, e che comunque costa anche un po' meno. Riuscire a esprimere questi concetti e farli capire a tutti penso che sia importante poterlo fare, però occorre veramente uno sforzo notevole per cercare di raggiungere le persone, perché fino a questa cosa rimane qui all'interno tra di noi. Io l'ho capito perfettamente, anche perché forse vengo da un pregresso diverso da quello vi assicuro che se qui dovesse venire uno dei tanti consumatori e sentisse dire che noi riteniamo che tutto sommato se asterisco serve a niente, gli strilli li sentireste fino alla stazione centrale di Milano. Quindi questo è un qualcosa su cui bisogna veramente fare uno sforzo, cercare di rendere edotti i cittadini sull'importanza di questa asterisco. Direi che dopo questo intervento sia opportuno fare un ultimo giro di tavola prima di chiedere al Presidente di Federalimentari prendere la parola per le sue conclusioni finali, dalle quali mi auguro possa emergere un indirizzo su quello che FIBE intende fare alla luce di quanto fin qui ha ascoltato. E il giro di tavola finale è per chiedere a ciascuno di voi una posizione, anche se articolata, chiara, sul fatto che debba o non debba essere mantenuto questo diritto del consumatore all'informazione del tipo di trattamento che l'ingrediente o la materia prima impiegata nel piatto ha subito, nel caso di specie se era o meno congelato o surgelato. Penso che possiamo partire da poco, anche se il professor Magri in ultimo si è espresso dicendo che togliere questo diritto al consumatore porterebbe le urla fino al testatore. Grazie. Dunque, favorevole o no? Ma io se intendesse qualche iniziativa, poi sarà il presidente con i suoi attentati politici o meno. Personalmente l'informazione che dia una certa tranquillità al consumatore è dovuta, perché il consumatore è la nostra prima risorsa che dobbiamo assolutamente proteggere. Se questo dà una sorta di tranquillità al consumatore, l'asterisco io glielo lascio. Lei, per la esperienza pregressa, e i suoi colleghi, avete percepito che il consumatore lo richiede? No, allora, dal nostro tipo di ristorazione, io faccio una ristorazione forse dove in qualche modo abbiamo una ristorazione blindata, una ristorazione un pochettino
mettiamo tra parentesi, non voglio tirarmi le ire di nessuno, di qualità, l'avventore che viene da noi non vuole vedere l'asterisco. Non vuole vedere o non gliene importa sapere? Non lo vuole vedere. Quindi non gliene importa sapere? Non gliene importa sapere niente, okay. Perché c'ha la garanzia di un professionista che sta dall'altra parte. Questo è un po' il problema, che bisogna scindere le cose. A questo punto, se potessi non mettere l'asterisco, io non lo metto. Ecco, tenuto conto del fatto che la surgelazione e congelazione fa sì che con la globalizzazione può arrivare prodotto di qualità estremamente variegata, quindi qual è la sua opinione sulla opportunità o meno di informare, continuare ad informare il consumatore? Come ho detto, oggi abbiamo la tecnologia per ottenere un prodotto di qualità anche se non è fresco. Non è fresco che ha subito dei processi di surgelazione. Personalmente potrei dire che sarebbe magari anche giusto informare il consumatore che ci sono stati dei processi diversi da quello del consumo del pesce pescato e buttato nel piatto o nella pentola. Magari, come ho accennato prima, l'asterisco è una cosa un po' brutta, che è percepita male sia dal consumatore che sia dal ristoratore. È un oggetto, un nome bruttino che magari sarebbe tempo di aggiornare, per cui ci possono essere delle frasi giuste, delle diciture idonee che possono informare il consumatore ma non denigrare il lavoro del ristoratore. Come ho detto, asterisco è veramente una cosina vista male da tutti. Il cultore della legge, salto un attimo, il cultore della legge che cosa ne pensa? Pensa e sa che l'uomo non può sapere, questa è la caratteristica sostanziale nostra, non vogliamo sapere, non vogliamo essere responsabili, però questa attitudine non può essere un alibi in realtà per chi esercita l'attività che viene esercitata per questa associazione. L'uomo deve sapere, la norma vuole sempre di più, in termini sempre più strutturati, che il consumatore si è messo in condizione di conoscere. Ora, il tema dell'asterisco sul pesce congelato rischia di essere distrattivo, perché sì, certo, la consapevolezza generale in realtà è fondamentale, non è mai stata trattata in termini pieni, benissimo. Non c'è dubbio che, tanto più su questo regolamento 1169, la prospettiva sia di conoscenza reale quando c'è una diversità qualitativa. Se la diversità non sussiste, allora non c'è ragione di dire nulla, perché non c'è nulla da dire. Quindi il percorso sarà di consapevolezza tutti, sia degli operatori che forniscono il prodotto, sia di coloro i quali lo assumono, sia di coloro i quali in realtà gestiscono attraverso le regole e le modalità contrattuali gli operatori e i consumatori.